circa 2 milioni e 300 mila euro di finanziamenti regionali all'Ater Lanciano Vasto per due interventi nel quartiere Santa Rita in via Sigismondi, dove verranno ricavati 12 alloggi, e nel quartiere San Giuseppe, dove verrà anche realizzato un parco urbano di quartiere con bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED. Fausto Memmo, presidente dell'Ater Lanciano Vasto. Un risultato che ci dà oggi la possibilità di dire che finalmente abbiamo risolto un'incompiuta. Una palazzina ferma dal 1999, grazie alla Regione Abruzzo abbiamo presentato due progetti, di cui uno di questi proprio specifico della palazzina, per riqualificare quell'area. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante di 1.800.000 euro, che riusciremo a realizzare a breve termine questa palazzina, che risolve problemi della gradatoria sul Lanciano. Un canone sociale, 12 appartamenti. Questo mi rende veramente felice, perché è un'opera che è ferma da tantissimi anni. L'altra opera sulla quale si andrà ad agire? Una riqualificazione del parco urbano e una riqualificazione dell'edificio dell'Ater. Quartiere San Giuseppe, un quartiere storico dell'Ater, ormai diciamo quasi del tutto riscattato, però noi abbiamo la proprietà delle strade, abbiamo la proprietà dell'immobile, e faremo un intervento di riqualificazione di efficientamento energetico sull'immobile che è di nostra proprietà. E la cosa che mi rende veramente orgoglioso, la riqualificazione del parco che è dietro la parte del quartiere San Giuseppe, un parco che mi appartiene perché ci ho giocato anche quando ero ragazzino. Adesso andremo a fare le qualificazioni di tutta quell'area e la renderemo un parco vivibile per i ragazzi, per le persone anziane, e metteremo in piedi su una struttura che oggi attualmente è un pezzo di asfalto, lo renderemo un campo polivalente. Un risultato straordinario per l'assessore Nicola Campitelli. Credo che la vicinanza della Regione Abruzzo verso la città di Lanciano si possa notare, la Regione c'è, abbiamo finanziato oltre all'Ater di Lanciano altre Ater, altri comuni, e nel complessivo ci sono oltre 5 milioni di euro su tutto il territorio regionale. Qui a Lanciano, oggi per presentare questi due progetti insieme al Presidente Memmo e insieme al Sindaco Filippo Paolini, per far capire che in effetti la filiera funziona. Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, con questa riqualificazione al quartiere San Giuseppe, insomma, le cose cambieranno di tanto in quell'area. Ma sì, innanzitutto complimenti all'attuale organizzazione dell'Ater, dal Presidente Memmo, al Direttore, perché sono stati molto bravi a intervenire su due grandi criticità. Una del quartiere Santa Rita, con quegli immobili che ricorderete, avrete visto le foto, sono state abbandonate da tantissimi anni, c'è stato un fallimento, insomma è stata una cosa veramente... E loro sono intervenuti con questo grosso finanziamento che ha ricevuto, e poi il San Giuseppe era da tempo che si chiedeva di poter intervenire con una riqualificazione attenta, e grazie a questo finanziamento questa riqualificazione ci sarà.